Sono ripresi ieri pomeriggio 21 settembre presso il centro vaccinale Città di Agropoli i nuovi open day per la somministrazione di prime e seconde dosi, che continueranno anche nei giorni 23, 24, 27 e 28 settembre dalle ore 15 alle ore 19. Potranno sottoporsi al vaccino tutti i residenti che ne abbiano i requisiti senza necessità di prenotazione. Bisognerà però presentarsi muniti di tessera sanitaria. Abbiamo intervistato il responsabile amministrativo dell'area Agropoli per tracciare un bilancio. Abbiamo deciso di procedere con Open Day garantendo sia la prima che la seconda dose, perché dal 15 ottobre, come ben si sa, è attivo questo Super Green Pass, ovvero che per svolgere qualsiasi professione, sia essa nel settore pubblico che nel settore privato, serve la vaccinazione. Quindi affinché tutti possano averlo, il Green Pass entro il 15, procediamo con Open Day, e in questi Open Day sarà garantita anche la seconda dose a chi per qualunque ragione non ha fatto il richiamo, in quanto, ricordiamolo bene, contro la variante Delta è fondamentale effettuare il ciclo vaccinale completo. Ricordiamo in chiusura, Raffaele, invece, quando saranno previsti i prossimi open day nella città di Agropoli e quindi per il distretto 70? Il giorno 22 a Santa Maria di Castellabate, che è mercoledì, giovedì 23 ad Acciaroli ad Agropoli presso la Croce Rossa, venerdì 24 presso il centro vaccinale città di Agropoli, sempre alla Croce Rossa, il 27 e il 28 presso il centro vaccinale città di Agropoli Croce Rossa, i prossimi Open Day. Voglio chiudere con un messaggio affinché possiate accorrere numerosi presso i nostri centri. Abbiamo deciso di tenerli aperti tutti affinché ogni persona abbia la vaccinazione a portata di mano, che, ricordiamolo, è un gesto per se stessi e per gli altri.